Cari amici della Cucina per Tutti, siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento. Oggi dedicheremo questo tutorial, questa puntata, alla preparazione di una verdura di stagione, che però non mangeremo fresca, bensì, come potete notare, sottovuoto e sott'olio. Parliamo quindi dei carciofini sott'olio, o carciofi insomma, perché vedrete che le preparazioni che farò sono diverse. Quindi, siete curiosi di vedere come realizzarli? Allora non ci resta che metterci al lavoro, perché i fornelli ci aspettano. Per prima cosa, ragazzi, suddividiamo i carciofi per pezzatura, dal più grande al più piccolo, perché questi più piccoli che vedete li possiamo anche andare a mettere nei vasetti interi, mentre quelli più grandi hanno la loro barbetta, quella molto antipatica, che poi andremo a togliere. Il consiglio che vi voglio dare prima di iniziare tutto quanto il lavoro è quello di mettervi dei guanti, perché altrimenti vi sporcate le mani in maniera assurda. Poi prepariamoci una boule, prendiamo il limone, lo dividiamo a metà, spremiamo il suo succo all'interno e mettiamo anche dentro dell'acqua. Cominciamo il lavoro vero e proprio, cioè prendere i carciofi e tirar via tutte le parti, quelle coriacee, quelle brutte, quelle non commestibili. Una busta, come vedete in questo caso, ci servirà perché le scorie saranno parecchie. Ecco, vedete, io sto cominciando a sfogliare, ad eliminare tutte le parti, come dicevamo prima, più dure. Dopodiché lo rimettiamo sul tagliere e togliamo anche la punta. In questo modo siamo andati a recuperare la parte del cuore, cioè la parte proprio più tenera. Tiriamo anche via tutta questa coroncina, perché? Perché ovviamente vogliamo anche renderlo bellino. Lo mettiamo poi nella boule e come vedete, io sto velocizzando l'immagine per farvi vedere che anche un carciofo appena appena più grande, togliamo tutte le parti non commestibili, un pochino più dure, lo possiamo mettere anche questo intero, ma questo è il massimo della pezzatura per poterlo andare a inserire intero. Questi più grandi invece che vi sto facendo vedere dopo aver fatto tutto il lavoro quello preventivo hanno la barbetta, quindi vanno suddivisi a metà e ovviamente va tolta perché altrimenti in bocca non è sinceramente molto buono. Abbiamo terminato con la prima fase di lavorazione, abbiamo messo tutti i carciofi in acqua. Ci siamo trasferiti sui fornelli dove mettiamo mezzo litro di vino bianco, mezzo litro di aceto bianco e un litro e mezzo d'acqua. Due cucchiai di sale grosso ed una foglia di alloro che suddividiamo a metà. Dobbiamo portare ovviamente l'acqua ad ebollizione, quindi accendo il fuoco e successivamente possiamo andare a mettere i nostri carciofi con la schiumarola. L'acqua ora bolle, prendiamo la schiumarola e andiamo a mettere i carciofi che dovranno cuocere per circa 10 minuti. Non dovranno quindi sfaldarsi, ma dovranno fare comunque una cottura che gli permetterà anche una morbidezza, ovviamente gradita quando li andremo a gustare. Mettiamo il coperchio e dopo 15 minuti i nostri carciofi sono pronti. Prepariamoci anche una boule, abbiamo questo tipo di, diciamo, scolapasta, così tutta l'acqua andrà nella boule e verrà eliminata. Poi ci prepariamo un canovaccio o della carta assorbente, perché i carciofi li dovremo andare, soprattutto quelli interi, che abbiamo lasciato interi, a testa in giù. Questo permetterà a tutta l'acqua presente nelle foglie, cioè che andrà all'interno del carciofo, di uscire. E la carta o il canovaccio assorbirà tutto quanto. Come vedete io ho anche diviso i carciofi tagliati a spicchi dove avevamo tolto, vi ricordate, la barbetta, da quelli interi. Sul canovaccio ho messo anche l'alloro perché poi ci servirà da mettere proprio nei nostri vasetti. Prendiamo anche un canovaccio e lo mettiamo sopra, lasciamo riposare, lasciamo asciugare i nostri frutti per circa 6 o 7 ore. Seconda parte di lavorazione, dobbiamo lavare i vasetti, quindi prima di andarli a sterilizzare ovviamente li andiamo a pulire perché questi sono vasetti nuovi, quindi li andiamo a insaponare per bene sia i vasetti sia le nostre capsule. Dopodiché ci prepariamo una pentola
abbastanza capiente, riempiamo d'acqua fredda i vasetti e li andiamo piano piano a posizionare all'interno della pentola. Riempiamo anche la pentola d'acqua colma, come potete notare, la mettiamo sul fornello e accendiamo il fuoco. Il tempo per sterilizzarli è di circa 25 minuti. Nel frattempo ci dobbiamo preparare ovviamente il condimento, l'olio. E siccome l'olio solo d'oliva risulta molto pesante, noi prendiamo una brocca dove dividiamo 200 ml di olio d'oliva e 300 ml di olio di semi di girasole. Ci darà la possibilità, quando li andremo a gustare, di non avere una cosa molto pesante. Nel frattempo che finiamo, diciamo, tutta la preparazione e i carciofi stanno asciugando e stiamo ultimando il tutto, facciamo anche le nostre etichette, magari mettendo anche il mese dove noi abbiamo prodotto i carciofi. Ecco che stanno bollendo, li lasciamo, così abbiamo detto, per circa 25 minuti. Dopodiché, con una pinza anch'essa sterilizzata, li andiamo a tirare fuori e li mettiamo su un canovaccio ad asciugare a testa in giù, per eliminare ovviamente tutte le tracce d'acqua. Ci prepariamo ora una boule con i carciofi tagliati a spicchi che hanno riposato, mettiamo giusto un goccio di olio di semi di girasole, un pochino di basilico, come vedete, così li condiamo, li facciamo molto buoni, molto saporiti, un pochino di peperoncino, ma questo è facoltativo, potete anche non metterlo, quindi decidete voi. E dell'origano, questo darà veramente un tocco molto speciale, molto buono ai carciofi. Dopodiché con le mani andiamo a mischiare tutto quanto. Questo è il risultato, già sono profumatissimi, io ve lo dico, ragazzi. Benissimo, la soluzione dell'olio che abbiamo preparato la cominciamo a mettere nel vasetto, non tanto, e poi andiamo a posizionare i carciofi che abbiamo condito e tagliato a spicchi fino a sotto la parte dove noi avvitiamo il coperchio e piano piano andiamo a mettere l'olio, non tutto insieme, vedete? Io ne sto mettendo un po' alla volta e sbatto, perché così almeno tutta l'aria presente sotto sale in superficie. Faccio la stessa cosa con la seconda tranche, come vedete, fino a che vado a riempire d'olio. Deve andare praticamente proprio sopra il carciofo, ma non deve andare molto oltre perché altrimenti straborderebbe. Vedete, gli ultimi colpetti per far uscire l'aria e poi con una forchetta faccio davvero uscire tutta l'aria presente all'interno magari del vasetto, magari all'interno delle foglie ancora rimaste. Questi invece sono i carciofini che, come vi dicevo prima, abbiamo messo interi. Li vogliamo però anche mettere sotto vuoto, quindi mi raccomando, le capsule stringiamole molto bene. Posizioniamo i vasetti all'interno di una pentola d'acqua fredda per ora. E come potete vedere, io ho inserito nel mezzo dei vasetti anche dei canovacci. Questo permetterà di non farli sbattere tra loro. Dobbiamo andarli a chiudere per fare la chiusura ermetica per circa 15-20 minuti. E come vedete, i nostri vasetti sono pronti. Li abbiamo lasciati questo quarto d'ora ed è importante che li mettiamo, come potete notare, a testa in giù su un canovaccio. Li copriamo subito perché ovviamente sono ancora caldi ed è proprio questo che permetterà proprio il nostro sottovuoto. Guardate che belli, come per magia, guardate, la capsula si è ritirata all'interno, quindi il sottovuoto si è venuto a creare. Ora noi ci prepariamo l'etichetta e la andiamo proprio a mettere, ad appiccicare sui carciofi. Così sappiamo il mese, così sappiamo bene che cosa sono e quindi evitiamo brutte sorprese. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima!